oggi in Sicilia viviamo una condizione di non emergenza e questo in un certo senso rende più pericoloso l'impegno di ciascuno di noi, perché il calo di attenzione può determinare una riduzione della cultura della prudenza e della cautela. Godiamoci questa zona gialla puntando alla zona bianca, ma senza dimenticare che bastano uno o due giorni di distrazione collettiva per tornare alle chiusure. E noi non ce lo vogliamo e non ce lo possiamo permettere. L'indice di RT è credo allo 0,74, quindi siamo sostanzialmente a livelli assai bassi. È basso anche il tasso di ricovero in terapia intensiva, sta diminuendo per fortuna il numero delle perdite umane, ma tutto può cambiare da un giorno all'altro. Le interlocuzioni sono legate all'autorizzazione, come le sa, degli organi preposti. La Repubblica di San Marino mi risulta che abbia utilizzato un nuovo vaccino al di là dei tre ammessi in Italia. E se lo fa la Repubblica di San Marino, perché non deve poterlo fare lo Stato italiano? Ecco, io mi auguro maglie più larghe, pur nella garanzia dell'efficacia del vaccino, affinché poi le amministrazioni locali possano organizzare il loro piano di immunizzazione.